Bene, la nostra consueta pillola di informazioni utili sia per chi si occupa come logopedista della riabilitazione dell'afasia, ma anche per i familiari, che è bene che abbiano tutti gli elementi per capire come procedere nel percorso di riabilitazione dopo un ictus che ha determinato afasia. Sappiate che nel novembre del 2021, quindi nel periodo precedente, nonostante le pandemie, c'è chi lavora alle linee guida per l'ictus, con particolare riferimento al tema della riabilitazione. Mi riferisco a linee guida australiane e neozelandesi, che sono penso sempre più attivi da questo punto di vista. Ecco, riassumo brevissimamente le raccomandazioni forti che sono state date da queste linee guida. La prima riguarda il fatto che la riabilitazione in una persona che ha avuto l'ictus dovrebbe essere iniziata subito, entro le prime 4-6 settimane, e in questo primo periodo precoce, diciamo, fase ancora acuta, sono indicate delle sedute di 30-45 minuti, 2-3 volte alla settimana, fino a 5, secondo alcuni studi, mentre dopo 6 mesi la durata, la frequenza, diciamo, indicata è di 10 ore alla settimana di terapia individuale o di gruppo, sommata ad altre 5 ore che la persona potrebbe svolgere come autoterapia, diciamo, quindi il cosiddetto lavoro a casa. Un dato molto importante che ricaviamo da questa lettura delle linee guida è l'effettiva utilità della stimolazione transcranica, di cui ogni tanto qualcuno ci chiede. Ecco, è a questo punto verificato che la stimolazione transcranica non è utile a migliorare la funzione del linguaggio, sia che sia fatta con la riabilitazione, sia che sia fatta senza. Non è quindi raccomandata se non all'interno di studi clinici di ricerca. E questo, diciamo, che taglia un po' la testa al toro rispetto a tante discussioni che sono state fatte. Ora l'esperienza è lunga, quindi forse si può dire che veramente la considerazione sull'utilità a livello individuale è davvero certa.